Io soffro più ancora di te. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro. Scusate la voce, la gola. Ho provato lo stesso a fare la canzone Perdono di Caterina Caselli, perché devo fare mea culpa oggi. Mea culpa, mea santissima culpa. E bisogna essere corretti intellettualmente, come dice il mio amico Fede di A Calcio di Cane Podcast, e bisogna chiedere scusa a questo Napoli, perché ho sempre detto tutta l'estate, ho detto che secondo me il Napoli sarebbe stato un flop quest'anno, sarebbe sceso, e invece ad oggi 27 settembre stanno avendo ragione loro su tutti i fronti. Sta avendo ragione Fede sia su Milik, sul Napoli, su Insigne, su tutti. Quindi bisogna chiedere perdono, è giusto. Il momento brutto secondo me l'hanno passato, che era le prime giornate, avevano un inizio difficile, l'hanno superato con bravura e con fortuna, anche più bravura che fortuna, perché comunque il Napoli, ragazzi, bisogna ammettere che ha cambiato allenatore, è arrivato Carletto, cambiano i giocatori, perché comunque li fa girare, però fanno un buon calcio, non c'è niente da dire. Io sono sempre dell'idea che loro devono giocare al 100%, che appena scendono al 90% perdono le partite, però il fatto che quando sono al 100%, ragazzi, non te la fanno vedere la biglia, proprio un assedio. Ieri ho visto anche Napoli-Parma, un assedio totale, ma anche con noi abbiamo fatto due gol su due contropiedi, ma poi ci hanno messo lì papà le corde, bam, ha preso a schiaffi, bisogna dirlo, ragazzi, quello che bisogna dirlo. Detto questo, ovviamente non vinceranno il campionato è già scritto. Ieri non l'ho neanche vista la Ronaldese, partite di una noia mortale, 2-0 dopo 20 minuti e poi il nulla totale. Il caro Ronaldese è alla metà della sua media solita, di solito lui fa più di un gol a partita e qua non ne fa manco mezzo a partita, quindi è molto sotto la sua media, e adesso gli va pure bene che in Champions non gioca e quindi potrà giocare di più in campionato. Se giocava anche meno, ne faceva ancora di meno. Comunque hanno vinto, sono primi, vinceranno il campionato, bravi loro. Vorrei chiedere intanto ai tifosi del Parma, ai ragazzi del Parma, soprattutto ai miei amici Daniel e Jack del canale La Coppia dei Campioni, mi raccomando, vi lascio sempre il link in descrizione. Per quale santissimo motivo, siccome oggi siamo in vena di mea culpa, santissimo così, per quale santissimo motivo una squadra come il Parma, debba fare turnover, dato che giocano infrasettimanale, giocheranno tre partite tutto l'anno? Che cosa fai turnover di che cosa? Che cosa ti devi turnoverare? Cosa ti devi fare turnover? Perché? Ma mi spiegate perché non ha giocato Gervinho ieri? Me lo spiegate? Ma cosa vuol dire fare turnover? Che quello è un grissino, che se lo metti nel tonno Rio Mare puoi togliere, puoi spezzare pure il tonno Rio Mare. Cosa serve che fai riposare Gervinho? Perché devi giocare poi domenica? Perché non puoi giocare tre partite alla settimana? Tanti altri le fanno, Bruno Alves le fa, altri le fanno, Gervinho non le può fare. Ma veramente io questi turnover... posso capire una grande, c'ha tante partite, un campionato lungo, vuole lottare su più fronti, ma il Parma su che cosa deve lottare? Se deve lottare per la salvezza, quindi cosa vuol dire? Se tu vai a fare turnover, ma anche altre, vuol dire che già ti dai per sconfitto, non è giusto così, perché magari vedi come a San Siro, tu mi dirai ma l'Inter non è Napoli, lo so anch'io, faglielo capire agli interisti, però frecciatina, però dai, non puoi andare a Napoli
tieni Gervinio in panchina e fai turnover, dai, inguardabile, una roba veramente inguardabile, non si può vedere. La Lazio molto bene, ha ripreso a macinare, partita facile, però l'ha portata a casa. Ciruzzo mio che ce l'ho fatta calcio, Nisba, però mi hanno segnato Piatek, ragazzi, ragazzi, quello è fortissimo. Io ve lo dico, quello è fortissimo, lo voglio al Milan, al Milan. Io sono l'unico youtuber, l'unico, cercatemene un altro, che parla così di Piatek da più di un mese e mezzo. L'unico, ci sono i video, l'unico che ve ne ho parlato, solo di lui vi ho parlato, eh. Non è che vi ho parlato di altri, solo di lui. Mamma mia, che forte, capocannoniere del campionato, ma lascia stare il capocannoniere. C'ha tante scelte, c'ha il destro, c'ha il sinistro, c'ha il colpo di testa, tiene palla, serve i compagni, c'ha l'inserimento, segna di rapina, segna di potenza. Ragazzi, quello è un signore attaccante. Da prendere immediatamente, immediatamente quello là da prendere. Troppo forte, ragazzi. Sono innamorato. Sono innamorato dal primo giorno che l'ho visto che mi sono innamorato. Quindi assolutamente lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. E questo per quanto riguarda Piatek. La Roma ha vinto, La Roma ha vinto facile, ma si sapeva. Comunque ha fatto anche lei turnover. Dzeko è rimasto a riposo. Schick, ragazzi. Grande promessa, grande promessa, grande promessa. Secondo me, intanto lui non è una prima punta in un 4-3-3. Lui è una seconda punta. E lì può sfruttare meglio le sue qualità. Lui è una seconda punta, non è una prima punta, non è un esterno, è una seconda punta. Guarda, e quindi bisogna sfruttarlo per quello che è. Secondo me lui ha sbagliato ad andare a Roma. È stato anche pagato tantissimo. Doveva andare alla Juve, poi è stato problemi di cuore, di qua e di là. Alla fine, alla Roma non serve, ragazzi. Quindi penso che a fine anno, in un modo o nell'altro, Monchi lo venderà. La Roma comunque una vittoria bella, convincente. Frosinone poca roba. Sportiello 4 gol del mio amico Monta. poca roba, vedremo le prossime partite, perché la Roma è in un periodo molto difficile. Basta un'altra sconfitta e Di Francesco è sul piede di partenza, sul piede di partenza. Stasera vediamo il Milan! Finalmente giochiamo. L'unico problema, che non è un piccolo problema, è che Higuaín è infortunato. Non è partito per Empoli. Cutrone ancora non ce la fa e probabilmente giocherà Borini, prima punta Borini. Ragazzi, Borini prima punta, siamo inguaiati, eh. Stasera partita a rischio, non ci possiamo ritrovare con Borini prima punta. E aver dato in prestito Silva e altri, doppietta ieri di Silva con Real Madrid, 3-0, Siviglia Real Madrid, o meglio, erano 3-0, non so se è finita 3-0, però doppietta di André Silva, io l'ho detto sempre che non è un bidone, che le qualità ce l'aveva, aveva bisogno di tempo e soprattutto, secondo me, ha bisogno di giocare in un campionato diverso da quello italiano, perché lui comunque le qualità ce l'ha, si vede che è tecnicamente valido, è veloce e comunque i suoi gol li farà non nel Milan, quindi dateci 35 milioni e o Fidersen o da Svidania, da Svidania. Quindi ragazzi, aspettiamo per stasera la partita. Domani ci sarà il commento della partita del Milan. Mi raccomando, mettete un bel pollice, un bel like. Iscrivetevi prima di tutto al canale. Prima di tutto. Secondo di tutto, agli amici a Calcio di Cane Podcast e la coppia dei campioni. Tony Tedo, lasciatelo perdere, che è quello interista. Ciao belli, alla prossima!